Sesso in TV. Sesso in TV, e cosa vuoi dire? Ok, quello che voglio dire è porre l'attenzione sul fatto di come nel 2012, e ormai da diversi, potrei dire da più di 20 anni, tutto quello che viene fatto a livello di mass media, spot pubblicitari, come può essere manifesti, locandine, volantini o quant'altro, si cerca sempre di più a dare lo slogan erotico, osé, in qualche modo crearci dell'eros intorno, e al tempo stesso le immagini che vengono utilizzate per qualsiasi forma di pubblicità o qualsiasi forma di persona giuridica che si metta a fare gestore di mezzi di comunicazione, tendenzialmente cerca sempre delle figure femminili, creando sempre di più un pochettino di... Quindi tu dici che c'è molto usata la figura femminile, magari poco vestita, per attrarre interesse. Però questo non è sesso, questo è l'utilizzo della figura femminile, è un ammiccamento al sesso, però non c'è il sesso. C'è la, come dire, la oggettizzazione della donna, cioè la donna è l'oggetto che viene messa per attrarre, è un po' il lustrino che viene messo per attrarre poi sul prodotto. Però il sesso vero e proprio non lo vedi in TV. Ma che... Puoi vedere l'ammiccamento, puoi vedere lo spogliazione della donna, che poi è un ammiccamento al sesso, ma il sesso non c'è, perché è illegale. Come dire, i rapporti sessuali lo fanno su certi canali hard. E però mi vieta dei minori. Certo. Quindi certo. C'è questo da dire. Però voglio dire, quello che interessa alla gente è vedere il nudo, vedere la coscia, vedere infatti quelli che fanno marketing ti associano la macchina, il gioiello, quello che vuoi, l'orologio, famosa la pubblicità che non si può dire qual è, toglietemi tutto, ma non il mio orologio, e c'era lei che era nuda, ma è un esempio. Perché? Perché tu intanto sei attratto dalla figura femminile appiacente e poco vestita, e ti ricordi poi il prodotto. Certo, ma quello che mi hanno fatto riflettere di fare su questo video sta proprio il fatto dei commenti che ho trovato sul canale, su cui una persona ha detto si scandalizzava di questo nudo in televisione di una conduttrice che gli ha tolto un vestito facendo vedere le tette, e lui fece il commento, ha fatto il commento dicendo che la televisione guarda dove deve cadere in basso per far alzare lo share. Io gli ho risposto, e lui non ha mai più dopo ribattuto, e poi tu mi dirai il tuo pensare, il tuo punto di vista su questo, il fatto che non è la televisione che si abbassa per alzare lo share, è che la televisione si abbassa, questo è il dato di fatto, ma è perché è il pubblico che vuole tale cosa, perché se no c'è altri canali che lo offrono, c'è altre proposte che lo offrono, quindi il canale dice ma perché io mi devo far mandare via dei clienti che gli piace la mia conduttrice, non fargli vedere qualche parte intima, qualche coscio, qualcosa in più, se no questi mi vanno da un'altra parte a consumare. Quindi logicamente è una risposta del mercato, il mercato vuole questo, come abbiamo un po' adesso dibattuto io e te su come poi le pubblicità come sì, te lo stesso programma, allora come si associa un nudo di donna a un prodotto, tu mettendo un nudo di donna in un film, anche tante volte tu vedi questi film magari di basso livello, ma c'è la donna che magari viene più o meno spogliata e attira, quindi attira verso il prodotto film o verso il prodotto varietà, perché se tu addirittura mi viene da ridere perché è stato usato non solo nelle varietà, c'è un canale, c'è un telegiornale su non so in che canale dov'è, che si chiama Naked News, e che le notizie vengono date da delle speaker che mentre danno le notizie di attualità si spogliano, e credo abbia un buon seguito. Quindi quello che vuoi dire, che ho capito io che vuoi dire, ma che penso che sono d'accordo anch'io, che c'è un mercato, c'è della gente che lo vuole questo, e quindi tu glielo dai e la gente ti guarda, e quindi vedi il prodotto, guardi il programma, vedi anche persino Naked News che va avanti alla fine. Quindi certo. Però quello che posso dire è che persone anche intellettualoidi di sinistra che hanno sempre fatto un utilizzo dei mezzi di comunicazione come il cinema per esempio come una forma d'arte che doveva portare risultati sui contenuti, vedi Nanni Moretti diversi anni fa, ha fatto caos calmo, ma dove ha colpito? Ha alzato il suo share, la sua nicchia l'hanno guardato, l'hanno ben visto, rivalutato Nanni Moretti perché c'era il sesso anale con la Isabella Ferrari, però ha attratto molto, addirittura lì si sono portati più avanti perché hanno voluto fare lo scandalo. Ma secondo me è molto semplice,
sia il nudo che praticamente sarà. Ma lo stesso non pensi che una scelta di commerciale che lo scalo? Sì, però cioè, sì, ma infatti ho detto, secondo me sia il nudo che è un sesso soft, se vogliamo, no? Sia addirittura arrivare ai livelli di caos calmo, anche peggio, in cui c'è qualcosa di un po' scandaloso, perché magari adesso forse il sesso anale non è così drammatico, non viene visto così straordinario, ma qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile, insomma. Sì. Ma il problema è questo, già i greci le statue le facevano nude. Quindi vuol dire che, secondo me, cioè, voglio dire, il nudo fa parte della socialità umana. Anzi, è una cosa che interessa, ovviamente, se uno ha un... Come dire, l'essere umano è una delle cose più interessanti per l'essere umano stesso, e a maggior ragione la biologia umana interessa, no? Per questo discorso qui. E interessa anche l'attività sessuale, alla fine. Quindi è normale che ci sia un interesse in questo senso, come ci sono interessi di altro tipo, ovviamente. Sì. Però non puoi negare l'interesse. Resta il fatto che le stesse persone che si cibano di questo, che è la massa, sì, che è la massa, sta di fatto che però che cosa fa? Dicono cosa che è immorale. Che è immorale, perché se siamo in un giardino pubblico e io faccio sesso con la mia donna, sesso, però non si può fare in un giardino pubblico. Anche nudo. Oppure anche se fai in giro nudo. Allora, andare a destinare una spiaggia ai nudisti, in Italia non è possibile. Già, non già è nei paesi dell'est c'erano le spiagge per nudisti, certo, ed erano accettate come una cosa, come un modo di esprimersi. Io posso capire che se per qualcuno è fonte di disturbo, tu non vai alla spiaggia nudista. Secondo me è solo una questione di maturità, perché io non credo che ci sia niente di male nel nudismo di persona. Però lo sai che in Italia il pubblico è proibito, però siamo alti, sì, consumatori dell'arte. Siamo alti consumatori dell'arte. Questa, se per me, c'ha un nome, si chiama ipocrisia. Perché tu, da un lato, rifiuti in pubblico quello che però in privato fai, no? Alla fine. Allora io penso che sarebbe meglio accettare la nudità per quello che è, ovviamente nei limiti, perché tu non è che puoi andare in giro per la città nudo, magari. Certo. Anche prima di tutto perché è freddo, poi perché comunque c'è una motivazione anche di decenza, eccetera. Però riprendere chi magari si spoglia un po' in certi tempi, secondo me non c'è niente di male, cioè secondo me il male sono altre cose, chi fa del male alle persone. Chi ha un bel fisico e lo fa vedere... io penso che, con tutto il rispetto, secondo me c'è forse chi non lo accetta perché c'è un po' di invidia nei confronti di queste persone qui. Così, allora però è la stessa invidia che tu puoi avere per una persona magari che è intelligente e che prende il Nobel, perché chi è, cioè non è che la bellezza è la più bassa delle qualità umane, è una qualità. Ci sono persone che sono belle, ci sono persone che sono intelligenti, ci sono persone che sono buone, ci sono persone che hanno altre caratteristiche. Ognuno ha dei pregi che gli vengono dati dal destino. Okay. Quindi secondo me non c'è niente di brutto nell'essere bello. Certo, ma io quello che ti voglio portare nel scontro, cioè chi prova che il nudo non va bene perché diciamo può essere morale o offende la sensibilità. Io vorrei capire. Io penso che poi nel suo angolino domestico si masturba, si ciba di vedere magari più Belinda Rodriguez che tanti altri personaggi come Beppe Grillo, Berlusconi o quant'altro, perché logicamente tanto è così. Alla fine, voglio dire, il nudo, infatti, il nudo a livello economico paga. Paga perché c'è la richiesta. Io non ci trovo niente di male nell'essere interessati anche a vedere le bellezze di un fisico, perché la Rita Levi Montalcini era bella intellettualmente, soprattutto alla fine della sua vita, ma era bella intellettualmente, cioè una persona di valore. Però non è un prodotto di nicchia. Questo sicuramente è vero, prima di tutto, però questo non toglie che ci fosse una qualità. E anzi, forse vale molto la sua qualità. Però non mi puoi togliere la bellezza, a chi può piacere, a chi non può piacere, però... della Belen, per esempio, che può fare un calendario, può fare altri tipi di... può fare la modella, può fare delle cose, e ci saranno delle persone che la guardano per il piacere di vedere una donna, in quel caso, ma vale anche per gli uomini, intendiamoci. Ma una donna fisicamente piacevole. Del riscontro della massa, se noi mettiamo su Twitter o su Facebook, su YouTube, video di Belen Rodriguez, video di Rita Levi-Montalcini, visualizzazioni, commenti, ma la maggioranza guarderà, ok, vedrai che uno 5 milioni, uno 500 mila. La qualità della bellezza umana è più comprensibile da tutti, mentre altre qualità sono meno apprezzabili da tutti. Secondo me hanno un valore tutte e due queste qualità, cioè io non direi che la bellezza è il parente povero delle qualità umane, è una qualità. Del resto anche i grandi intellettuali, Socrate diceva che, o Leopardi stesso diceva che la bellezza comunque è una cosa molto importante, è una carta di credito con cui tu ti fai vedere agli altri, e che ha un grande valore. E non credo che né Socrate né Leopardi nel vantare il valore della bellezza fossero dei superficiali. Lo stesso Wilde, che era uno che anche lui si lasciava un po' andare, diceva che solo le persone molto superficiali non giudicano dall'apparenza delle persone. Quindi l'apparenza è importante. Chi è bello è fortunato, forse chi magari è un po' più brutto, o comunque alcune persone hanno un po' di
forse un po' di invidia, non so, non riescono ad accettare che ci sia qualcuno che ha avuto la fortuna, magari molto, perché un conto è diventare... Sì, ma quelli che sono brutti, io penso che sono i primi a guardare, perché sì, poi sto cercando di metti un gesto a rendersi esatto, belli, io sto cercando di capire infatti il motivo. Non, probabilmente c'è un dato di fatto, diventare belli intellettualmente non è facile, devi lottare. Non è spendibile. Non è spendibile, ma poi devi anche lavorare, insomma, non è che la laurea non te la regalano nessuno. La bellezza forse se nasci già abbastanza carino, te la trovi cucita addosso e qualcuno può dire cazzo, che ingiustizia, perché la bellezza è una cosa che ci piacciono, apre tantissime porte. E questa è la verità. Tu vedi una bella donna, tendenzialmente le farai un favore più volentieri. Le motivazioni lo sappiamo. Questa è la realtà dell'essere umano. Certo, per qualcuno questa cosa qui non è tanto piacevole, però secondo me è ipocrisia andare a dire perché è immorale qua. Secondo me essere belli e mostrare il proprio corpo non c'è niente di male. Certo. È una qualità. Dopo, chiediamoci, a 40 anni, una persona che ha puntato... Tutto rispetto, facciamo l'esempio della Vento, che a me non mi sembra una persona di grande profondità. Beh, quando c'hai 40-50 anni, se hai puntato solo sulla bellezza, non sarai più interessante. Poi non ti devi incazzare, però. Ecco, magari una persona che a 20 anni era brutta, per dire, e ha dovuto combattere magari per trovare altri modi per farsi piacere. Perché certo, alla fine tutti quanti vogliamo essere piacere agli altri. Tutti, ma no? Sì. Ha avuto un po' più di fortuna. Un po' di giornalismo è riuscito a farla, per quanto lui sia la Vento, si è venuta per la bellezza. Se tu sei brutto fin da giovane, tu per conquistare gli altri devi darti da fare, certo, e allenati, certo, e alla fine Totò era una persona di una grandissima intelligenza, personalità, certo, eccetera, e aveva moltissime donne. La stessa compagna che era invidiosa, che lo tradiva, eccetera, la tradiva spesso, diceva, quando poi morì, lo intervistò, lei disse, Totò non era un bell'uomo, sì, e non c'era bisogno che ce lo diceva lei, certo, aveva un grandissimo fascino. E Totò si è costruito dalla miseria, dalla povertà, dalla bruttezza, lui si è costruito la sua personalità e si è reso piacevole in quel senso lì. Tutto era bello sentirlo, vederlo muoversi, parlare, certo, eccetera. Certo. La Belen, anche se sta zitta, per adesso è bella. Vederla. Allora, non è un difetto, secondo me. Non è un difetto, certo, questo. Capisco forse che qualcuno trova più morale il fatto che uno come Totò si è fatto un mazzo così per diventare bello in vari modi, piuttosto che uno che si trova già cuscito addosso. Certo, però la sfortuna di Totò che non c'erano le chirurgie estetiche che ti rendono giovane fino a 70 anni, a quasi. Però lui rimaneva brutto comunque. Non lo so, le chirurgie estetiche fanno miracoli. Io ho visto dei volti che comunque si fanno miracoli. E allora, ma guarda, se Totò avesse... Basta avere i soldi. Ti faccio un esempio. Totò era fissato con il discorso della diventare nobile, perché aveva i suoi problemi storici, no? Era figlio di ignoti, eccetera. E lui è investito in quello, per lui era importante, per qualcuno sarà una sciocchezza assoluta conquistare un titolo nobiliare. Lui ci ha investito. Probabilmente avrebbe investito anche nella bellezza, perché adesso era anche un personaggio di pubblico, certo, e probabilmente gli interessava. Ma io non ci trovo niente di male, ti dico, io posso capire che ci sia un po' di invidia in chi magari si sente un po' un passo indietro e dice io ho dovuto tutta la vita lottare per conquistare qualcosa e vedi che arriva uno solo perché è bello di natura e che ha più successo. Certo. Questo penso che sia la motivazione che impedisce di vedere in maniera positiva, non dico positiva, ma in maniera normale chi sfodera la sua bellezza invece che chi sfodera altre cose. Certo. Cioè, io però possiamo arrivare a fare una massima, un assunto su questo. Per me l'assunto da fare su questo, diciamo, di come siamo arrivati al giorno d'oggi a livello di mercato, che è quello della bellezza estetica portata all'esasperazione su tutto, e mi dispiace, ma la mia massima la prendo da un po' da una rima di Einstein, in cui il cervello uguale massa per la velocità della luce uguale deficienza. Purtroppo è questo l'assunto che direi. Ti Andrea? Io ti dico una cosa, è ovvio che a me, io trovo a volte anche più bella la Rita Levi-Montalcini quando parla di biologia che la Belen. Secondo me l'equilibrio è che è bello vedersi anche la Belen qualche volta, ma è bello anche leggersi quello che ha scritto Einstein, leggersi quello che ha scritto la Montalcini, perché ti riempie la cultura. E vedersi anche Totò, che pur non essendo bello, ti comunica una comicità secondo me intelligente, quindi ti riempie anche quello. Secondo me è l'equilibrio, cioè io non giudicherei male solo la Belen o solo magari dire, vabbè, Totò era Leopardi, era brutto, non si lavava troppo perché questo è risaputo, allora non vale niente. No, okay. Leopardi aveva i suoi difetti, ma ha scritto delle opere immortali. La Belen ha altri pregi e altri difetti. Secondo me alla fine più o meno, chi più meno, le persone hanno tutte delle caratteristiche. Chi si è buttato sulla bellezza, sappiamo che si è buttato su quello, magari sarà meno allenato di un Totò o di altri che hanno dovuto esercitarsi tutta la vita, hanno più spessore. Poi dopo ognuno, nel rapporto con gli altri, investe. Tu ti scegli una persona bella da conquistare, o vuoi stare solo con le persone belle, sai che c'è quello però. Dopo non ti devi, il problema è questo, che non ti devi lamentare. Perché se tu ti metti con un Totò, sai che c'è Totò. Se tu ti metti con una Belen, senza nulla, se tu ti metti con la Flavia Vento, che scrive delle poesie che io non ho lette, cioè, la poesia non c'è, insomma. C'è una non c'è una cosa, c'è l'involucro, ma se ti piace basta, che dopo però uno che
deve dire, però la Flavia Vento è un po' semplice. Vabbè, non avrà mai seguito quelle poesie comunque. Sì, però lei ce n'ha, no, perché piace. No. Quello che voglio dire è, no, ecco, il problema è questo, quando uno, ognuno può scegliere, il problema è quando uno può fare una scelta, poi non dice, ho sbagliato, perché se te compri la Panda c'hai, certo, non è che puoi dire, però è scomoda, e viceversa, compri il Rolls Royce, dopo, certo, ti devi stupire che consuma tanto. Ok. Ragazzi, a Senigallia vi saluto io e Andrea, arrivederci, ve lo commentate ricchi. Questo deve essere molto commentato. E che al tempo stesso però, se siamo in un giardino pubblico e vediamo due persone che fanno sesso, sì, lì in mezzo alla gente, allora, dove noi non possiamo nasconderci, partiamo dallo ci zero, sentiamo in, partiamo, qualche modo, che la cosa è contro il senso del buon pudore. Partiamo da zero, dai, partiamo da zero. Cioè, questo è quello che vuoi fare. E no, vabbè, in tavola mi fai le domande. Perché in un luogo pubblico non si può fare sesso, le spiagge dei nudisti non vanno bene, quando poi noi dentro la propria casa. Aspetta, però. Allora, aspetta, cappello, qual è il titolo del video? Cioè, di cosa vuoi parlare?